Mantova, capitale della cultura, questa mostra arriva a Catania in uno scenario unico, in un'ambientazione assolutamente di livello, che è quella di Palazzo Catalone, in collaborazione con il Comune di Catania e con delle sezioni un po' da loro esposte, in particolare con una meravigliosa, bellissima, che riguarda la città di Catania. L'Etna è la festa di Sant'Anna. Io sento il dovere di ringraziare profondamente l'Istituto Luce per aver scelto Catania come luogo in cui esporre una mostra che insieme la memoria, la storia, ma anche le emozioni profonde della nostra terra. Per avere in particolare su tutto probabilmente voluto raccontarci la storia del nostro paese attraverso i volti degli uomini e delle donne, dei bambini e dei vecchi di questo meraviglioso paese che è l'Italia. Catania è grata profondamente all'Istituto Luce per questo e io non posso non rivolgere un invito forte, caldo, caloroso ai miei concittadini, non solo catanesi, non solo dalla città metropolitana di Catania, ma dalla Sicilia, a venirla a vedere questa mostra, perché un popolo che non ha memoria è un popolo che non ha futuro. Un albero che non ha radici è un albero che non riesce a svettare il fuoco. Allora grazie all'Istituto Luce per aver conservato la memoria e per averla proiettata nel tempo. Un calore, una partecipazione a partire dal sindaco nell'accoglienza di questa mostra che ci commuove. Io da quando mi occupo dell'archivio storico del Luce ho cercato di togliere la polvere, la memoria è importantissima, la memoria è il futuro e quindi dobbiamo divulgarla nel modo più straordinario possibile. Un museo che conserva senza aprirsi al mondo è un museo inutile. Quindi queste mostre che noi facciamo e che portiamo in maniera personalizzata nel territorio dove andiamo, perché l'Archivio Luce possiede la memoria del paese ma di ogni singolo luogo e la gente si riconosce, è per me un motivo di vanto e di orgoglio. L'abbiamo fatto non solo in Italia, l'abbiamo fatto anche in paesi come l'Argentina che ci sono storicamente e culturalmente vicini e l'emozione che ho visto negli occhi del sindaco di chi sta visitando la mostra l'ho vista anche in paesi lontani. Quindi è una tappa fondamentale, straordinaria, in una terra così ricca come questa, ma ne faremo molte, molte altre, perché questa è la nostra missione. Il fondo dei filmati dell'Istituto Luce è il patrimonio dell'umanità? No, il patrimonio dell'umanità riguarda la sezione del fascismo, perché ovviamente siamo gli unici ad averla, è iscritta nel registro della memoria del mondo. Ma una cosa che ovviamente i miei predecessori, anche di molti decenni fa, va riconosciuta, che quando il Luce è uscito dal periodo oscuro e di essere anche stato considerato, come dire, la carta di risonanza, la propaganda del regime fascista, i miei predecessori hanno avuto l'intelligenza di non buttare il bambino con l'acqua sporca, di conservare, mantenere e diffondere, di acquisire nuovi archivi e nuovo materiale. Oltre ai video ci sono 3 milioni di fotografie. Quindi siamo in grado di documentare, assieme alla RAI in maniera straordinaria, ma anche da soli, un secolo di storia di visita d'Italia.